a Urago sull'Oglio. Con l'attacco a un aeroporto, inizio delle manovre del nuovo esercito italiano. Salutiamo anche questa rinascita e ce ne rallegriamo come cittadini e come uomini. Il serio gioco della finta guerra, mentre collauda l'addestramento, scarica psicologicamente l'istinto guerriero e in definitiva tutela la pace. Tema delle operazioni è in primo luogo, distrutto un ponte, la conquista del campo d'aviazione di Villafranca da parte del terzo bersaglieri che figura il nemico. Giunti i primi contingenti, ecco i rinforzi aviotrasportati. Avanti bersaglieri! Peccato che facciano la parte del nemico, al vedere le piume al vento subito si vorrebbero vittoriose. Frattanto i commilitoni del loro colore hanno requisito automezzi. Corrono ad attestarsi. A Valleggio avverrà lo scontro. Si inizia la battaglia. Se le mostrine non ve l'hanno rivelato, vi diremo noi che gli azzurri in avanzata sono gli uomini della divisione Legnano. Sereno, disciplinato lo spirito del nostro piccolo esercito, bene attrezzato, ben equipaggiato e ben nutrito. Su un pianoro del Colle Ogheri, dopo un discorso del generale Marras, Pacciardi premia le recenti glorie del 67esimo Fanteria Legnano, del Savoia Cavalleria, dei Lancieri di Novara e dell'Ottavo Alpini e di altri reggimenti che l'Italia saluta, tornata libera col contributo del loro valore.